Quando l'argomento sono i contributi e le agevolazioni nel settore della casa, potete trovare le risposte a tutte le vostre domande negli uffici e agli sportelli aperti al pubblico della ripartizione provinciale edilizia abitativa nel nuovo palazzo di via Canonico Michael Gamper a Bolzano. Sedi periferiche sono state aperte a Merano, a Bressanone, a Brunico, anche a Silandro. La presenza capillare sul territorio è uno dei punti di forza delle strategie alla base delle politiche dell'abitare in provincia di Bolzano. Con le immagini ci spostiamo a Bulla, nei suggestivi panorami offerti dalla natura tra il paese di Castelrotto e la Val Gardena. Se ci occupiamo di agevolazioni, non bisogna soffermarsi solo sui contributi che interessano l'acquisto o la costruzione di un appartamento. L'offerta di interventi a favore dei residenti spazia a 360 gradi. L'abbattimento delle barriere architettoniche ne è un esempio. Finalità del contributo provinciale è intanto l'abbattimento barriere architettoniche con lavori di costruzione di rampe, di adeguamento con costruzione di ascensori, montascale e poi l'adeguamento anche dell'ambiente interno dove vive l'invalido con l'adeguamento del bagno, un classico, con i maniglioni, con apparecchi sanitari necessari. E fino ad arrivare all'ampliamento dell'appartamento, se necessario per l'invalido, oppure alla creazione di ambienti che aumentano il comfort di vita di ogni invalido, di un invalido con ridotte capacità motorie, per esempio la creazione di un Wintergarten o di un terrazzo, può essere oggetto di contributo provinciale. Nella casa della famiglia Vanker sono state numerose le modifiche necessarie per permettere al proprietario di continuare ad abitare tra le sue montagne. È bene sottolineare che i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere concessi alle persone con capacità motoria ridotta o impedita. Beneficiari sono i proprietari o gli affittuari delle abitazioni, ma anche coloro che hanno a carico persone portatrici di handicap. Molto più spazio e alla fine più spazioso e anche con le sedie a rotelle che dovevamo allargare anche le porte dell'entrata e alla fine è migliorato molto. La professionalità in fase di consulenza, la precisione nel calcolo dei contributi e la rapidità nell'erogazione dell'importo costruiscono passo dopo passo la soddisfazione dell'utente. È molto meglio perché lui è più autonomo e riesce a fare le cose un po' più da solo. E per me è un lavoro in meno. Si sente più libero di poter fare sempre senza chiedere sempre un aiuto di qualcuno. Senza questi interventi lui non riuscirebbe a rimanere qua perché viviamo al primo piano e già avevamo l'idea di dover andare via perché era impossibile se no. Agevolazioni sono state pensate anche per coloro che desiderano risanare l'appartamento o l'edificio nel quale vivono. Le speculazioni vengono evitate grazie all'introduzione di una serie di severi vincoli. Risanare gli edifici esistenti permette non solo di risparmiare in termini di consumi energetici e manutenzione futura, ma garantisce un immediato miglioramento della qualità di vita di coloro che ci abitano. Insieme all'architetta siamo stati in grado di realizzare una casa sia che rispetta un po' l'ambiente e poi anche che rispetta le esperienze di costruire una casa con modi moderni anche, no? E combinare il moderno con la tradizione, diciamo, no? Noi siamo adesso qua da qualche anno, ci troviamo sempre bene ancora, siamo felici di aver fatto questo progetto, di realizzare
questo progetto e tanti anche sono curiosi quando guardano dalla strada cosa si nasconde dietro questi muri ancora antichi e vecchi. Il nostro contributo, andiamo per l'acquisto e anche per nuova costruzione, però sempre più importante è anche il risanamento delle case, perché non possiamo sempre andare oltre e utilizzare più del verde agricolo, perché è sempre importante, molto importante per Alto Adige. E così è molto importante di dare un contributo per il recupero della casa. La casa deve avere un minimo 25 anni e noi teniamo il contributo per interventi straordinari, vuol dire diciamo, sostituzione dei infissi esterni o rifacimento del tetto, anche la struttura statica, diciamo interventi più importanti, no? Non solo pittura della casa. No? Infatti i costi minimo devono superare il 10% del costo convenzionale della casa. Infine ci occupiamo di uno dei veri fiori all'occhiello del vasto e articolato sistema delle agevolazioni edilizie. Si chiama sussidio d'emergenza ed è la risposta del Dipartimento Edilizia Agevolata a coloro che si trovano nell'improvvisa difficoltà a pagare le rate del mutuo per l'acquisto della prima casa. La provincia in questi casi aiuta tramite il fondo di emergenza accollandosi alcune rate del mutuo ipotecario per fare in modo che il richiedente non perda la proprietà della prima casa. E il contributo comunque è un contributo soltanto temporaneo, limitato, può essere soltanto del 10% del valore convenzionale dell'alloggio e si cerca comunque di aiutare le persone prima accollandosi magari qualche rata, successivamente è possibile presentare casomai un'altra domanda, ma soltanto fino ad arrivare a questo 10%. Naturalmente la situazione per la quale la famiglia si trova in queste gravi difficoltà non deve essere sorta per causa imputabile al richiedente, ma deve essere una situazione dovuta a una causa di forza maggiore. Non solo chi perde il lavoro oppure è in mobilità può contare sull'aiuto del sussidio d'emergenza. Con la modifica alla legge provinciale introdotta nel mese di gennaio, anche coloro che si trovano in cassa integrazione, mantenendo quindi il posto di lavoro, hanno diritto a richiedere il sussidio d'emergenza. Non si sa ancora esattamente a quanto ammonteranno questi contributi, però già da gennaio diamo la possibilità ai richiedenti di presentare delle domande e appunto si cercherà di dare un aiuto almeno temporaneo per superare questo momento di crisi. Ed ora alcuni dati. Nel 2009 per l'acquisto, per la costruzione e per il risanamento sono stati impegnati poco meno di 65 milioni e 600 mila euro, 1760 le pratiche approvate, 38.500 euro la media degli importi erogati per ogni richiesta di ristrutturazione. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono stati impegnati 2 milioni e 200 mila euro, 201 le richieste accettate, una media di 10.200 euro a richiesta per i privati, 14.500 euro per i condomini. Il tetto massimo, ricordiamo, finanziabile è di 81.000 euro. Infine, per rispondere alle 43 domande del sussidio d'emergenza, sono stati erogati 339.000 euro, una media di 7.900 euro a richiesta. Tutte le informazioni sono a vostra disposizione sul sito internet della ripartizione edilizia abitativa all'indirizzo www.provincia.bz.it/agevolazioni edilizie.